Sì, sono condotte illecite che sono state accertate sempre a livello indiziario sulla base della gravità indiziaria che è stata ritenuta dal GIP e quindi siamo in una fase ancora cautelare che dovrà essere valutata nel contraddittorio delle parti, ma ovviamente condotte che sono delle condotte allarmanti perché soprattutto avvenute all'interno dell'istituto penitenziario. E tuttavia va ribadito che l'amministrazione penitenziaria, la polizia penitenziaria hanno le articolazioni che consentono di vigilare, di controllare, di contrastare anche queste condotte illecite all'interno degli istituti penitenziari. Ovviamente una volta che si dà il senso alla detenzione penitenziaria occorre anche garantire che non si smarrisca il senso della detenzione domiciliare. Le articolazioni dell'amministrazione penitenziaria consentono anche di vigilare e hanno consentito, questa l'operazione di oggi dimostra che hanno consentito di vigilare che appunto non si smarrisca il senso della detenzione penitenziaria. Devo anche sottolineare l'importanza delle investigazioni che sono state condotte dal nucleo dei carabinieri, dal nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, che hanno consentito di approfondire appunto quei canali di comunicazione all'esterno degli istituti penitenziari che hanno determinato la creazione di quella sistematicità delle condotte tale per cui si è delineata, ribadisco a livello indiziario, l'esistenza e l'operatività di queste organizzazioni dedicate tanto al traffico delle sostanze stupefacenti quanto all'ingresso degli apparati telefonici all'interno del carcere dei quali ne veniva consentito l'utilizzo ai detenuti stessi. Di che genere di criminalità possiamo parlare? Dunque, all'interno degli istituti penitenziari la criminalità, quello di Catanzaro, la criminalità è varia, naturalmente si tratta sia di criminalità comune ma di esponenti delle criminalità organizzate, non soltanto del territorio regionale ma anche di altri territori e quindi di altre regioni e quindi alcune condotte, la sistematicità di alcune condotte che favorivano l'ingresso appunto degli apparecchi telefonici poi utilizzati dagli esponenti della criminalità organizzata di altri contesti regionali ha delineato sempre a livello di gravità indiziaria anche per un appartenente alla polizia penitenziaria il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Sono stati coinvolti, diciamo, diversi esponenti della polizia penitenziaria e dell'amministrazione penitenziaria. Naturalmente la condotta è prevalentemente una condotta commissiva mediante omissione, cioè l'omissione di quella vigilanza, quello che dicevo prima, necessaria appunto all'interno dell'istituto penitenziario perché non si smarrisca il senso della detenzione penitenziaria. Sì, sono state accertate, poi magari no, sono state accertate anche le movimentazioni di denaro e quindi i profitti che assicuravano queste condotte illecite, in particolare ad alcuni esponenti delle organizzazioni di queste due associazioni di cui abbiamo fatto riferimento, ai promotori di cui abbiamo fatto riferimento, ci sono stati degli accertamenti dei flussi di denaro su schede prepagate che hanno dimostrato anche che determinavano un apprezzabile profitto illecito a vantaggio dei soggetti appunto che operavano per conto di queste organizzazioni stesse. Sono state accertate una serie di condotte penalmente rilevanti, poste in essere anche da pubblici ufficiali, che attraverso le loro condotte delittuose favorivano l'ingresso all'interno della struttura penitenziaria di apparati telefonici, SIM card e sostanze stupefacenti, alimentando diciamo, le attività delittuose anche di due distinti sodalizi criminosi costituiti da detenuti e familiari dei detenuti. Questo sicuramente i colleghi dell'Arma hanno operato all'esterno dell'istituto, mentre la Polizia Penitenziaria ha dato diciamo, attività di impulso alle investigazioni all'interno dell'ambiente detentivo. Come detto prima, esistevano due reti associative, tra di loro quasi sovrapponibili, una dedicata allo smercio al dettaglio all'interno dell'istituto tra i detenuti di sostanze stupefacenti di vario tipo e un'altra invece allo smercio, l'introduzione allo smercio e quindi l'utilizzo di microcellulari.
li portate, queste richieste venivano veicolate all'esterno in più maniere, principalmente attraverso i parenti che poi si occupavano di rifornirsi da presso rivenditori anche compiacenti di questi dispositivi e dello stupefacente e poi venivano introdotte in maniera più disparata. Ovviamente o attraverso gli stratagemmi, come avete visto prima, forse il più astuto erano le scarpe, o attraverso distrazioni o piccole, diciamo, piccole missioni nell'attività di controllo. Ma sicuramente l'attività di oggi dimostra quanto una collaborazione tra le due forze di polizia sia stata efficace e efficiente. Noi, come diceva prima il collega della Polizia Penitenziaria, ci siamo occupati di tutto ciò che avviene all'esterno del carcere di Catanzaro che ospita detenuti non solo della provincia di Catanzaro ma anche di più province. Quindi l'esecuzione di oggi ha interessato non solo la Calabria ma anche altre regioni. Questa dimostrazione che l'attività di riscontro esterna era particolarmente complessa, anche perché insomma, per il numero della per la provenienza dei detenuti, e quindi il nostro ruolo è stato determinante, così come lo è stato il ruolo del nucleo investigativo centrale. È una giornata importante per la Calabria perché insieme al Presidente Occhiuto andremo ad attivare il progetto DSA nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado della Regione Calabria. Abbiamo stanziato 25 milioni di euro garantendo delle equip dedicate alle scuole composte da psicologi, neuropsichiatri infantili e logopedisti che andranno finalmente ad accompagnare le famiglie e le istituzioni scolastiche nella individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento, e quindi parliamo di dislessia, disgrafia, discalculia, e quindi andare a garantire non solo la diagnosi e certificazione, andranno a garantire la riabilitazione sanitaria. Quindi è un importante traguardo se pensiamo che in Regione Calabria abbiamo 11.300 ragazzi con disturbi specifici di apprendimento, di cui solo 3.600 che ne hanno la certificazione. Quindi è una conquista del sistema sanitario calabrese e una conquista del Dipartimento Istruzione che ho l'onore di rappresentare insieme a tutto quanto il personale amministrativo. Voglio evidenziare che prima, perché io vengo dalla scuola e quindi ne rappresento quelli che sono i bisogni, un genitore per avere il rilascio del certificato, essendo un sistema pubblico non in grado di garantirlo, andavano a spendere circa 800 euro. Sì, è un fenomeno in costante aumento e noi stiamo intervenendo parallelamente con la formazione del personale docente insieme agli USR, quindi l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, perché prima veniva sottovalutato e non considerato perché magari venivano individuate quali carenze negli apprendimenti, quelle che invece erano attribuibili alla dislessia piuttosto che disgrafia o discalculia. Quindi intervenendo parallelamente e sulla sfera della formazione e su quella poi sanitaria della diagnosi e della certificazione andiamo appunto ad azzerare, andiamo ad accompagnare un problema che se e laddove si interviene in maniera diciamo precoce come stiamo facendo lo si può tranquillamente azzerare permettendo ai ragazzini che abbiano una regolarità didattica e scolastica. Cioè, attendiamo, noi non dimentichiamo comunque lo voglio evidenziare che siamo già partiti da ottobre perché avevamo stanziato a termine in quel caso circa 1.500.000 euro che avevano determinato intanto un aumento nelle assunzioni da parte delle ASP di ben 74 figure specialistiche e abbiamo noi da settembre ad oggi sono state oltre 600 le certificazioni rilasciate dal personale sanitario. Allora era a termine perché la copertura era limitata. Oggi con 25 milioni di euro riusciamo a garantire la diciamo, stabilità del progetto intanto fino al 2028. Sì, un bel esempio di sinergia istituzionale. La Regione è impegnata con l'Ufficio Scolastico Regionale, quindi col Ministero,
e con le aziende sanitarie per affrontare il tema dei disturbi dell'apprendimento, che sono molto più diffusi di quanto si pensi, che generano uno stato di frustrazione psicologica. Sole e pioggia, amore e speranza ai tempi delle leggi razziali è il libro scritto da Francesca Noemi Piacarello, che è stato presentato il 9 febbraio scorso nella sala consiliare Bruno Manti nel municipio di Soverato. Un evento organizzato dalla Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero al 39° anno accademico 2023-2024 nell'ambito della rassegna di incontri culturali del venerdì. Hanno dialogato con l'autrice, lo scrittore e giornalista Massimiliano Lepera e la professoressa Sina Montebello della stessa Libera Università Soveratese. Il romanzo della scrittrice squillacese ripercorre una parte di una fase storica buia della nostra Italia e della nostra Calabria, la Seconda Guerra Mondiale. Ferramonti di Tarsia, il campo di concentramento, fa da ambientazione alla trama. Le storie all'interno del romanzo storico si intersecano con un ritmo mozzafiato che coinvolgono il lettore in modo empatico. La Carello non è nuova alla scrittura, è autrice di molte poesie e liriche contenute in antologie e collane di livello nazionale, ricevendo grandi apprezzamenti e riconoscimenti. Nel suo primo romanzo storico, Francesca Carello offre al lettore la possibilità di riflettere su cosa avveniva in quel particolare momento storico: il pregiudizio verso le persone, il razzismo, la violenza gratuita, l'abuso di potere. Attraverso la ricerca minuziosa e ricca di particolari, Francesca Carello intreccia un avvincente racconto che dà risalto all'importanza di ricordare all'uomo che il passato e la storia non vanno trascurati, ma devono essere sempre vivi nella memoria per tramandarli alle future generazioni, al fine di non ripetere gli stessi errori ed orrori. Ho sempre pensato, sottolinea la scrittrice, come il Novecento fosse uno dei secoli più sanguinosi della storia. La verità è che solamente approfondendo le dinamiche che hanno fatto scaturire i totalitarismi, ascoltando storie di vita vera, quella che non emerge dai libri ma dai racconti dei nostri nonni e dalle fatiche impresse nelle loro mani, ho iniziato ad amarlo. Scrivendo questa storia ho potuto riflettere su tematiche che fanno parte dei miei studi. Adesso un po' di quello che ho provato scrivendo Sole e Pioggia potrà essere anche di chi deciderà di leggerlo. Sole e Pioggia è un romanzo che parla, cerca comunque di ripercorrere quel periodo di tempo che va dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938 allo sbarco degli alleati nel 1943, e ha come obiettivo quello di raccontare la storia da due punti di vista differenti, che sono quello di Primo Donati, un esponente della milizia fascista, e Sarah Browner, che invece è una ragazza ebrea. Questa storia inizierà poi diciamo ad intrecciarsi anche a quella di personaggi secondari, e fino poi a dispiegarsi nel campo di internamento di Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza. Mi sono ispirata a questo periodo storico perché ritengo fornisca numerosi spunti di riflessione, soprattutto.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno». Nella tradizione ebraica il digiuno costituiva la preparazione alla rivelazione di Dio e della sua parola. Era il segno di un'attesa profonda che coinvolgeva il cuore e il corpo della comunità e dei singoli credenti. In questo senso, la sua funzione si discosta da quella che la nostra cultura, che ha attribuito quella cioè di moderare le passioni. Un aspetto senz'altro vero, ma secondario, nel senso che sposta l'attenzione sull'uomo. Scopo prioritario del digiuno, insomma, era invece quello di tenere fissa l'attenzione su Dio, un'attenzione da Lui stesso suscitata per il fatto di aver promesso che sarebbe venuto in mezzo ai credenti per farne il suo popolo. Il Vangelo annuncia in Gesù il compimento di questa attesa. Egli colma in pienezza il desiderio di Dio e della sua parola. Egli è Dio stesso che viene in mezzo ai credenti per farne il suo popolo, che conosce l'alleanza non più scritta sulle tavole di pietra, ma nel cuore dei fedeli. Con Gesù allora non si digiuna più, ma si possono attingere tutti i tesori dell'alleanza e della salvezza. Essi però saranno definitivamente manifestati al momento della parusia, cioè al momento della venuta, cioè del suo ritorno glorioso. Il cristiano digiuna attendendo e desiderando che il Signore risorto ritorni e tutto prenda con sé, realizzando definitivamente anche quello che il profeta Amos annuncia attraverso l'immagine della ricostruzione della tenda di Davide. Chi attende e desidera il ritorno glorioso del Messia, cioè chi digiuna, permette al suo cuore e al suo corpo di essere nuovi, perché il digiuno consisterà proprio nell'operare affinché il comandamento dell'amore animi ogni corpo e ogni vita. Costui fa consistere il suo digiuno nel rendere la sua esistenza un segno del mondo nuovo già iniziato e compiuto nella Pasqua di risurrezione, facendo proprio il grido di tutti coloro che cercano redenzione e cercano salvezza. Buona giornata a tutti.